4 febbraio 2023, siano lodati oggi e sempre santissimi nomi di Gesù, Giuseppe e Maria. 4 febbraio San Giuseppe da Leonessa, un cappuccino, nato a Leonessa, il 1556. Nato da una famiglia povera, poi rimasto orfano a 18 anni, entrò nell'ordine dei Cappuccini nel 1580, fatto sacerdote e chiese di fare missionario. Sisto V, il Papa Francescano Conventuale, lo mandò a Costantinopoli e per difendere i prigionieri però gli andò male. Dopo aver lavorato tanto fu preso, catturato e torturato per noi in Italia e lì continuò il suo apostolato con tanto zelo, con prodigi e miracoli. Morì nel 1612 ad Amatrice. Mi suona bene Amatrice, famosa per il terremoto e per la pasta alla matriciana. Da Amatrice però fu riportato, dopo un po' di tempo, la salma fu riportata a Leonessa e c'è una chiesa dedicata a lui. Pensate, fu fatto santo da Benedetto XIV, il famoso cardinale Lambertini, che era molto liberale, molto, molto moderno per quei tempi. Ma leggiamo il Vangelo, purtroppo è a trattini, l'abbiamo lasciato, capitolo 6, versetto 29, ora 30-34. In quel tempo gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: venite in disparte voi soli, in un luogo deserto e riposate un po'. E infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo per mangiare. Allora andarono con la barca verso il luogo deserto, in disparte. Molti però li videro, capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca e gli vide una grande folla. Ebbe compassione di loro perché erano come pecore che non hanno pastore. Si mise a insegnare a loro molte cose. Parola del Signore. Sono 4 versetti che vogliono farci capire la connessione tra Gesù e i suoi discepoli. I discepoli, dietro comando di Gesù, vanno a evangelizzare, cioè ad annunciare il regno di Dio, tornano, raccontano e c'è tanta folla che non hanno tempo di mangiare. Gesù li invita a riposare, cioè sembrerebbe a riposare, nel senso che ogni tanto bisogna andare nel deserto e poi da quello che uno riesce a meditare di trasmetterlo agli altri. Invece è tutto combinato
faccio capire di quale riposo si tratta. Cioè stare con Gesù, nel deserto, ma stare con Gesù. Imparare ancora a nutrirsi della parola fatta carne, cioè nutrirsi di Gesù, della compagnia di Gesù, dello stare insieme con Gesù. Tant'è vero che non riescono a stare nel deserto. La folla lo sa e vanno a trovarli girando il lago a piedi, perché avevano compreso che con la barca andava al di là del Giordano per potersi nascondere dalla folla, ma la folla li insegue. E Gesù ha compassione. Allora emerge la figura del pastore. Tutto questo viene detto per farci sapere che Gesù è un pastore. Il pastore è buono. Il pastore è bello. Che ha compassione nel popolo. E si mise a insegnare. Ecco. Prima ha invitato i discepoli a nutrirsi della sua parola in quel cosiddetto riposo. Adesso invece Gesù ha la potenza di voler istruire questa massa di popolo che spera nella guarigione, spera nella liberazione, ma spera anche di ascoltarlo. E Gesù li accontenta. L'ascolto di Gesù, ascoltare Gesù, è una gioia, un balsamo, ecco, un riposo. Noi, ovviamente religiosi, abbiamo la fortuna di stare sempre con Gesù, ma questa fortuna va estesa anche a tutti gli altri che non sono religiosi, sono cristiani, fedeli, comuni. Anche loro devono gustare la parola di Dio e riposarsi nella parola di Dio per avere la gioia, la soddisfazione, il nutrimento di Gesù, che ci vuole tanto bene e vuole aiutarci. Seguiamo il pastore, ascoltiamo il pastore, Gesù, che ha compassione di noi pecorelle, magari smarrite, magari deboli, ma da lui viene la forza e la certezza di essere amati. Un antico detto latino suona così: nemo dat quod non habet. Nessuno può dare quello che non ha. E San Giovanni Paolo I, ho detto San Giovanni Paolo I, beato, beh, Giovanni Paolo I, una delle poche udienze che poteva fare, diceva: sia un prete si affanna troppo, non ha un attimo di unione con Dio, non può dare niente, dare a se stesso ma non Dio. Faceva l'esempio che aveva visto con i suoi occhi, c'era uno di quei barboni seduto vicino ai binari, passava il treno con tutta velocità, ma lui non interessava, riposava. Non badava al rumore del treno, al chiacchiericcio degli altri, era immerso nel suo riposo. Cioè, così dovrebbe essere un pastore di anime, seguendo il pastore dei pastori, Gesù, che la notte pregava, riposava
riposava pregando e il giorno operava. Che il Signore ci dia questa grazia di poterci riempire di Lui per poter poi dopo riversarlo sugli altri. Il Signore sia con voi. Il Signore vi custodisca e vi protegga. Signore faccia risplendere su voi e stavolta vi dia la sua misericordia. Signore volga il suo sguardo verso di voi e vi dia la sua pace e la benedizione di Onnipotente. Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre, specialmente quelli che non riescono a riposare, specialmente quelli che sono troppo distratti e non entrano nel silenzio che Dio dà per parlarci. Specialmente quando si soffre, specialmente quando ci hanno delle sventure, trovino in noi la consolazione di Dio. Se siamo pieni di Dio, lo chiediamo per l'intercessione della Vergine Maria Immacolata, San Giuseppe, San Magico, Sant'Antonio e questo cappuccino meraviglioso, dotato di grande spirito di Dio e con la sua meravigliosa predicazione, e tutti i santi e gli angeli, con la capo San Michele Arcangelo, San Gabriele e San Raffaele. Alleluia. Diamo Dio avendolo gustato prima noi.